Cari amici, bentornati ad una nuova tappa del viaggio nella Bibbia. C'è una trasmissione che spopola negli Stati Uniti da una decina d'anni e che è stata poi esportata nelle televisioni un po' di tutto il mondo, che si chiama Enigmi Alieni ed è arrivata alla 16ª edizione. Questa trasmissione presenta una vecchia teoria di Erichen von Däniken che in un suo libro diventato bestseller negli anni 70 proponeva l'ipotesi che alle origini della vita nel nostro pianeta ci fossero degli extraterrestri. Questo è comprovato da tutta una serie di ritrovamenti archeologici che non collimano con quella che è la storiografia attuale e con le ipotesi quindi sulla preistoria che oggi vengono presentate a scuola e che invece andrebbero a confermare che c'è stata un'antica civiltà con quindi delle conoscenze, una tecnologia molto avanzata di cui in qualche modo abbiamo perso la memoria e che i recenti ritrovamenti archeologici invece stanno facendo emergere. Per cui le origini della vita non sono da ricercare su questo piccolo puntino blu che noi chiamiamo pianeta Terra, dovuto quindi a tutta una serie di fattori concomitanti che hanno combaciato e che hanno fortunatamente permesso quindi la nascita della vita, ma secondo loro la vita sulla Terra proviene dall'esterno, quindi da fuori di questo mondo, dallo spazio. Personalmente non condivido le convinzioni dei teologi, degli antichi astronauti, però c'è una loro intuizione che in qualche modo si avvicina a quello che personalmente è la mia convinzione riguardo le origini della vita sulla Terra, perché leggendo la Bibbia scopro che effettivamente la vita non ha origine da questo pianeta, ma la vita ha origine dall'esterno di questo mondo. In modo particolare noi comprendiamo questo dalle affermazioni di Cristo Gesù. Gesù che nella Bibbia viene presentato come figlio di Dio, come persona della divinità che si è incarnata, che è venuta sulla terra per mostrarsi, per svelarsi attraverso quindi le sembianze umane mettendosi nei nostri panni. Sentite Gesù che cosa afferma riguardo a se stesso. Io sono preceduto dal Padre e sono venuto nel mondo, di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. Per cui Gesù è venuto nel mondo. Da dove è venuto? Da dove era prima, quindi fuori da questo mondo, è venuto per un po' di tempo nel mondo e poi è ritornato da dove era venuto. Oppure quest'altra affermazione. Egli disse loro: voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Ci sono tante persone che riconoscono in Gesù un grande uomo, tante persone che riconoscono che Gesù è stato un grande profeta o una persona che ha espresso dei valori etici, dei principi morali e una filosofia di vita che sia valida, altre persone che lo ritengono un personaggio che ha cambiato la storia, uno sicuramente dei personaggi più influenti della storia dell'umanità. Ma quanti di coloro che stimano così tanto Gesù prendono sul serio le affermazioni che Gesù ha fatto di se stesso? Perché se davvero prendessimo sul serio quello che Gesù ha detto di sé, dovremmo riconoscere che non siamo di fronte semplicemente a un grande uomo, ma abbiamo di fronte qualcuno che si è presentato come molto di più che un semplice uomo. Un'altra affermazione: se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. Quindi Gesù ci ha parlato di cose terrene, cioè che riguardano la nostra dimensione attuale, quello che noi conosciamo, e anche se ci ha parlato in questi termini non è stato creduto. Dice Gesù: figuratevi se vi avessi parlato delle cose celesti, se mi fossi soffermato a parlarvi della dimensione, della realtà
dalla quale io provengo, dalla quale io sono venuto, che esula la vostra realtà. Per cui, ecco, Gesù si pone come colui che viene da un altro mondo, da un'altra realtà, da un'altra dimensione. E allora qui nasce spontanea la domanda: ma chi è veramente Cristo Gesù? E per rispondere a questa domanda, quest'oggi vorrei introdurvi il quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, che è lo scritto più tardivo probabilmente del Nuovo Testamento, sicuramente è l'ultimo Vangelo che è stato scritto molti anni dopo rispetto ai primi tre Vangeli e che ha una prospettiva tutta peculiare, tutta sua, che si distingue dagli altri Vangeli e che in modo particolare risponde alla domanda che vi ho appena proposto. Prima di allora aprire la Bibbia, di sfogliare le pagine del Vangelo secondo Giovanni, vorrei invocare con una preghiera la presenza dello Spirito Santo. Spirito Santo, che hai ispirato Giovanni nello scrivere questo Vangelo, che ha ispirato tutti gli autori della Bibbia, voglio invocarti perché altrettanto tu possa ispirare noi che adesso vogliamo aprire la tua parola, vogliamo aprire il Vangelo per comprenderlo. Qualcuno ha detto che la Bibbia è l'unico libro che si legge insieme all'autore, allora Spirito Santo, sii presente vicino a noi perché possiamo comprendere il messaggio che ci hai rivelato, possiamo accoglierlo nel nostro cuore affinché possiamo credere in Cristo Gesù e possiamo credere in Dio Padre e accogliere questa meravigliosa speranza e salvezza, e possiamo anche far nostri i valori che ci ha indicato per metterli in pratica nella nostra vita. Grazie per quello che ci permetterà di scoprire e di vivere, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Iniziamo con il nome. Giovanni significa dono o grazia del Signore, e la Bibbia ci dice che Giovanni era figlio di Zebedeo con Giacomo, suo fratello. Loro praticamente erano dei pescatori, e questi pescatori un giorno furono chiamati da Gesù, che quindi li invitò a seguirli, e loro prontamente, lasciate le loro cose, le reti, seguirono Gesù. È molto probabile che Giacomo e Giovanni fossero stati anche discepoli di Giovanni Battista, come sembra che lo furono anche Pietro e Andrea, suo fratello, e sembra che si conoscessero, quindi queste due coppie di fratelli, e quindi avevano una grande attesa messianica che era stata quindi molto rinvigorita dalla predicazione di Giovanni Battista. Quando Giovanni Battista poi indicò Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, evidentemente nei loro cuori, ecco, era nata la speranza, che poi divenne convinzione, che fosse Gesù il Salvatore del mondo. Per cui alla chiamata di Gesù loro rispondono prontamente. Ma chi era Giovanni? Pare che Giovanni avesse un temperamento molto molto forte, a tal punto che Gesù gli diede il soprannome di Boanerges, quindi a lui e a suo fratello Giacomo, figli del tuono, quindi a dimostrare un carattere quindi particolarmente focoso, energico. Noi lo vediamo in un episodio che si trova in Luca 9, da 52 a 56, dove praticamente di fronte a una brutta accoglienza che avevano ricevuto a Samaria, Giovanni insieme a suo fratello Giacomo domandano a Gesù: vuoi che preghiamo come ha fatto Elia, facciamo scendere del fuoco dal cielo e distrugga questa cittadina? È lì che Gesù in qualche modo gli sgridò, dice il testo, e Gesù gli dice: guardate, io non sono venuto per distruggere le persone, io sono venuto per salvare le persone. La parola tradotta con anime nella Bibbia si può tradurre anche persona, per cui qui vediamo un episodio che così ci rivela qualcosa del carattere, del temperamento di Giovanni. E un altro episodio significativo su Giovanni lo troviamo in Matteo, quando la mamma di Giovanni e di Giacomo praticamente li vuole raccomandare a Gesù e gli chiede di fargli sedere, una volta che Gesù avrà preso il potere e diventerà re, uno a destra e uno alla sua sinistra del trono. E loro non sapevano che cosa stavano chiedendo, perché sì, Gesù sarebbe stato innalzato, ma non come
re di Israele, ma innalzato sulla croce, ed effettivamente avrebbe avuto poi chi sarebbe stato alla sua destra e chi alla sua sinistra, i due ladroni. In quel momento non sapevano che cosa stavano chiedendo, e questo denota da un lato l'equivoco in cui sono caduti tutti gli apostoli, cioè di pensare il Messia come una sorta di guerriero liberatore di Israele dai romani invasori, e dall'altro quindi questo desiderio di far carriera in qualche modo, ecco, per cui volevano tutti gli apostoli prevalere, primeggiare per ambire alle cariche più importanti di questo regno politico di Gesù che loro aspettavano. Oltre, diciamo, questo temperamento focoso e queste false aspettative che poi si tramutarono in delusioni quando poi Gesù morì sulla croce, c'è anche un altro ritratto che viene fatto di Giovanni. Questo lo troviamo nel suo Vangelo, quindi quello che porta il suo nome. Ora uno dei discepoli, quello che amava Gesù ed era appoggiato sul petto di Gesù, allora Simon Pietro gli fece un cenno di domandare chi fosse colui del quale Gesù parlava. E quel discepolo, inchinatosi sul petto di Gesù, gli chiese: Signore, chi è? E Gesù gli rispose: è quello al quale io darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo diede a Giuda Iscariota. Avete notato che Giovanni viene definito il discepolo che Gesù amava, e nell'ultima cena viene riportato che lui era sul petto di Gesù. È bellissimo. Sembra che Giovanni fosse una sorta di mascotte degli apostoli di Gesù, probabilmente perché era uno tra i più giovani, doveva essere poco più che un ragazzo all'epoca, visto che poi sembra sia vissuto fino agli anni 90 del primo secolo dopo Cristo. E sembra che ci fosse quindi un legame molto affettuoso tra Gesù e Giovanni, in modo particolare. Quindi viene definito il discepolo prediletto, amato, ma nel senso proprio più affettuoso, no, di questa espressione. E lo troviamo anche altre volte nel suo Vangelo, questa espressione. Allora andò di corsa Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. E l'altro discepolo uscirono e si avviarono al sepolcro, correvano tutti e due, ma l'altro discepolo corse più avanti e più in fretta e arrivò per primo. Per cui, ecco, ancora una volta Giovanni viene chiamato il discepolo che Gesù amava, e insieme a Simon Pietro corrono quando vengono a sapere che la tomba è vuota, quindi il primo giorno della settimana, il giorno della risurrezione, e cercano quindi di capire che cosa ne era stato di Gesù. Gesù allora, vedendo sua madre presso di lei il discepolo che gli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi gli disse al discepolo: ecco tua madre. Da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Giovanni fu l'unico apostolo che, quando Gesù fu crocifisso, non fuggì, non scappò via, ma si trovava quindi nei pressi della croce. E Gesù dalla croce non aveva altri amici, erano tutti fuggiti via, l'avevano tutti tradito. Si rivolge quindi all'unico amico che gli era rimasto, Giovanni, e gli affida sua madre Maria, che in quel momento era disperata, era distrutta dal dolore di vedere suo figlio ingiustamente crocifisso e vederlo morire. Per cui, ecco, un altro segno di questo fortissimo legame tra Gesù e Giovanni. E poi lo troviamo alla fine del Vangelo, secondo Giovanni, proprio negli ultimi versetti, dove si parla della morte di Pietro che sarebbe quindi morto di una morte violenta. Secondo la tradizione è stato crocifisso a testa in giù, perché lui reputava un onore essere crocifisso così come era stato Gesù morire della stessa morte, mentre si era diffusa la voce che Giovanni non sarebbe mai morto, perché Gesù, quando predisse a Pietro di quale morte sarebbe morte, Pietro gli chiese: ma invece di Giovanni che cosa ne sarà? E Gesù gli rispose: ma se io voglio che lui rimanga fino al giorno del mio ritorno, fino quindi al secondo avvento, a te che ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose, che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Interessante, perché nel Vangelo di Giovanni si fa riferimento a Giovanni come il discepolo che Gesù amava,
e il resoconto di questo Vangelo, la testimonianza scritta di questo apostolo, quindi di Gesù, però troviamo anche noi sappiamo, quindi facci capire che probabilmente la composizione di questo Vangelo è più complessa di quello che possiamo immaginare, perché se c'è un noi vuol dire che ci sono state più mani che hanno redatto questo Vangelo oltre a Giovanni per fissare la sua testimonianza. Secondo Ireneo, l'apostolo Giovanni è morto di anzianità sotto il regno dell'imperatore Traiano, quindi tra il 98 e il 117 d.C. è il periodo quindi di regno di Traiano. Secondo Ireneo, nella sua opera Contro le eresie, volume 3, scritto nel 180 d.C., il quarto Vangelo e le tre epistole che portano il suo nome l'Apocalisse sono opere dell'apostolo Giovanni, figlio di Zebedeo. L'espressione, quindi, noi sappiamo, come dicevo prima, suggerisce l'idea comunque di una scuola giovannea che ha aiutato Giovanni a redigere tutta quest'opera. Per cui abbiamo ben 5 scritti di Giovanni che compongono il Nuovo Testamento, insieme a Luca e insieme a Paolo. Giovanni è il grande autore, quindi tra i principali del Nuovo Testamento. Addentriamoci allora adesso nel Vangelo secondo Giovanni, il suo scritto. Lo scritto non contiene la menzione esplicita all'autore, anche se indirettamente con questa espressione discepolo amato sono degli indizi fortissimi. L'epigrafe Vangelo secondo Giovanni risale al II secolo d.C. Clemente d'Alessandria nel II secolo scrive: Giovanni, poiché sapeva che negli altri Vangeli erano esposte le cose corporali, su richiesta dei suoi amici, quel noi che abbiamo visto, e spinto dallo Spirito Divino, scrisse un Vangelo spirituale. Interessante, eh? Da Vangelo corporeo si passa al Vangelo spirituale. Ai nostri giorni, sulla base del noi sappiamo e della specificità del quarto Vangelo, si pensa non a un solo autore, ma a uno scritto, quindi redatto da una cerchia teologica. Il luogo di composizione sulla base degli elementi di seguito riportati è stato ipotizzato tra la Siria, l'Asia Minore ed Efeso, quindi la zona diciamo tra la Siria e l'attuale Turchia. Gli elementi sono: la sinagoga farisaica aveva una notevole influenza quando viene scritto quindi questo quarto Vangelo, il giudaismo eterodosso era ancora influente, il ruolo di Giovanni Battista era riconosciuto e particolarmente onorato, era un terreno favorevole all'attecchimento della gnosi e l'uso comune della lingua greca. Ecco, a questo si aggiungono anche le figure di Pietro e Tommaso che godevano di un ruolo ecclesiale di primo piano, per cui questi indizi fanno propendere per l'ipotesi che sia stato scritto o in Siria o in Asia Minore. La maggior parte degli esegesi moderni pone la redazione finale del Vangelo secondo Giovanni alla fine del primo secolo d.C. come l'ultimo scritto del Nuovo Testamento per le seguenti ragioni. Innanzitutto la profezia sulla morte di Pietro, che è avvenuto a metà del secolo, intorno al 60 d.C., allusione alla distruzione di Gerusalemme come già accaduta, quindi in modo particolare la distruzione del Tempio avvenuta nel 70 d.C., e anche il clima di rottura tra giudaismo e cristianesimo che sappiamo si è consumato intorno agli anni 80-90 d.C. In modo particolare si fa riferimento alle minacce di espulsione di cristiani dalle sinagoghe più volte nel Vangelo. Il contesto storico-religioso del Vangelo secondo Giovanni è duplice: c'è una familiarità con il giudaismo sapienziale ortodosso, quindi dei collegamenti con Qumran, ma anche con il giudaismo samaritano e anche con i circoli quindi battisti, e poi ambito che verso la fine del primo secolo d.C. è diventato terreno fertile della gnosi, quindi quelle correnti che provenivano dal sincretismo ellenistico e da un raggruppamento di gnosticizzanti, per cui ecco si notano all'interno del Vangelo ecco riferimenti a tutti questi movimenti che in modo particolare verso la fine del primo secolo ecco, erano molto diffusi. Giovanni ha 4 tratti comuni con i Vangeli sinottici, quindi con Marco, Luca e Matteo. Il genere letterario è lo stesso, quindi il Vangelo si presenta come una biografia di Gesù. Alcuni episodi narrati sono in comune, quindi con anche gli altri tre Vangeli.
contiene alcuni logia, la sequenza narrativa della passione anch'essa è identica. Quindi queste sono le cose in comune con i primi tre Vangeli. Però Giovanni ha quattro differenze con i Vangeli sinottici. Primo, il piano di base del Vangelo, che dura oltre 3 anni, e da questo siamo arrivati alla conclusione che il ministero di Gesù sia durato almeno 3 anni e mezzo, anche perché si fa riferimento nel Vangelo secondo Giovanni a 3 festività pasquali a cui Gesù aveva partecipato, per cui minimo 3 anni, 3 anni e mezzo durante il suo ministero, mentre nei sinottici sembra che tutto si svolga nell'asso di breve tempo, quasi che fosse un'unica Pasqua quella che Gesù ha partecipato, che poi è stata anche la sua ultima, quindi sembra che tutto si svolga in un anno. E in modo particolare ciò che viene riferito da Giovanni su Gesù si svolge essenzialmente a Gerusalemme, mentre nei Vangeli sinottici ha grande rilievo l'opera svolta di Gesù all'inizio in Galilea. Molti racconti sono esclusivi di Giovanni, ce li ha soltanto Giovanni e non sono riportati nei sinottici. Anche i discorsi di Gesù e Giovanni sono molto elaborati, trovate discorsi lunghissimi di Gesù, anche diversi capitoli che non ci sono quindi negli altri Vangeli. Il grande tema della rivelazione, della gloria dell'unigenito figlio di Dio, ecco, è un tema centrale in Giovanni che è meno sviluppato negli altri Vangeli. Io qui vi presento una vera e propria superstar, il manoscritto P52, che è un frammento che è stato riconosciuto essere il più antico frammento del Vangelo secondo Giovanni che si è giunto fino a noi. Voi dovete sapere che degli antichi scritti, ovviamente gli originali sono stati persi in tutte le antiche opere, gli antichi capolavori, e di tutti gli antichi scritti le copie più recenti sono solitamente di secoli dopo o di millenni dopo, quindi l'opera originale uscita dalle mani del suo autore. Ecco, questo non accade per il Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo detto che il Vangelo secondo Giovanni è stato scritto intorno agli anni 90 d.C. Il papiro P52, che è stato trovato in Egitto, adesso si trova conservato a Manchester, praticamente è un frammento che riporta alcuni versetti di Giovanni, in modo particolare Giovanni capitolo 18, ed è stato datato 125 d.C., cioè circa 30-35 anni dopo la redazione del Vangelo. Questo ha sbriciolato definitivamente l'ipotesi tardiva che diceva che i Vangeli fossero stati redatti addirittura nel IV secolo, mentre dimostra che i Vangeli sono stati scritti effettivamente tutti entro il primo secolo dopo Cristo, ma soprattutto non esiste di nessuna opera dell'antichità un frammento così vicino all'originale. Stiamo parlando di 30 anni, è una cosa unica nella storia della letteratura mondiale per quanto riguarda le opere dell'antichità. Mettere in dubbio quindi l'attendibilità di questi resoconti storici vorrebbe dire che dovremmo mettere in dubbio l'intera biblioteca di tutti i documenti storici pervenuti dell'antichità, perché non esiste nessuno che sia così vicino all'originale come il Vangelo secondo Giovanni. Se abbiamo, voglio dire, del raziocinio, dobbiamo renderci conto che qui abbiamo un documento di prima mano di cui quindi tenere alta considerazione sulle nostre valutazioni su Gesù. La struttura del Vangelo secondo Giovanni contiene un prologo, un corpo e un epilogo, ma nel corpo, che è la parte quindi più importante e sviluppata del Vangelo, troviamo due sezioni. Una prima sezione che viene chiamata il libro dei segni, dove c'è la rivelazione del Figlio di Dio davanti al mondo, e la seconda sezione dove c'è l'ora della glorificazione, il tema dell'ora, l'ora che si avvicina, l'ora che è giunta, è un tema che ricorre in tutto il Vangelo, e qui troviamo la rivelazione del Figlio di Dio davanti ai discepoli. Quindi questa in sintesi è la struttura del Vangelo, e il tema è Cristo Dio. E tra tutti e quattro i Vangeli, l'Evangelo secondo Giovanni è quello che sottolinea
di più la divinità di Cristo Gesù, colui che non è di questo mondo, colui che viene da lassù, che è venuto, si è rivelato e che poi è ritornato da dove è venuto. Quindi non semplicemente uomo, ma anche allo stesso tempo pienamente Dio. Vogliamo adesso addentrarci nel messaggio del Vangelo secondo Giovanni. Riguardo al messaggio del Vangelo secondo Giovanni, innanzitutto dobbiamo riscontrare che c'è un fortissimo invito a vivere una fede che sia strutturata, che sia ben fondata, una fede matura. In qualche modo alla fine, nel capitolo 20, versetto 31 e anche al centro, il capitolo 16, versetto 13, troviamo in qualche modo quello che è lo scopo del Vangelo secondo Giovanni. Queste cose sono state scritte affinché, quindi qual è il motivo? Voi crediate che Gesù è il Cristo. Cristo, parola greca che traduce l'ebraico Messia, quindi è il Messia, il Salvatore atteso, il Figlio di Dio, per cui il nostro Salvatore ha dei tratti della divinità, quindi non viene da questo mondo, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Per cui Gesù è colui che è stato inviato da Dio per realizzare la salvezza che era stata promessa del mondo, e lo scopo del Vangelo secondo Giovanni è che noi possiamo credere in Gesù. Per cui Gesù non è semplicemente un grande personaggio storico, un grande profeta, un grande maestro di vita, come la maggior parte delle persone non ha fatica ad accettare. Se abbiamo stima di Gesù, prendiamo sul serio quello che Gesù ha detto di se stesso, allora siamo al cospetto di una rivelazione di qualcuno che non è di questo mondo e che non solo ci rega la salvezza, ma che ci rega anche la conoscenza di questo amore infinito di Dio. E qui è scritto che Gesù, dopo la sua ascensione al cielo, avrebbe inviato lo Spirito di verità che ci guiderà in ogni verità. Per cui ecco, c'è l'invito a credere e l'invito a vivere una fede che è fondata, che è strutturata sulla verità, quindi una fede consapevole, una fede cosciente, una fede matura, quindi non una fede superficiale. E in modo particolare c'è l'invito ad adorare Dio in spirito e in verità. Adorare in spirito indica la nostra parte interiore, emozionale, affettiva, sentimentale. Quindi noi siamo chiamati ad adorare in spirito, quindi con tutto noi stessi, con tutta la nostra quindi autenticità, con sincerità, ma siamo chiamati ad adorare Dio anche in verità, esprimere la nostra parte intellettuale, il pensiero, la conoscenza, quindi la nostra parte che è curiosa, che si pone domande, che ha dubbi, che è critica, che vuole approfondire. Ecco, noi dobbiamo sia credere con il cuore, sia credere con la mente, adorare con tutto noi stessi. E queste parole si possono anche associare ai due modi con cui Dio tocca e fa vibrare i nostri cuori, ma tocca anche la nostra mente e la apre. La verità della sua parola, che tutti quanti noi possiamo accedere, perché la Bibbia è diffusa ormai in tutte le case e possiamo confrontarci con questa rivelazione che ci parla, ma in modo particolare anche con lo Spirito che ho invocato all'inizio di questa tappa del viaggio della Bibbia in preghiera, perché lo Spirito, dice Gesù, ci guida nella verità, è presente nella nostra vita, e se lo invochiamo Lui ci parla al cuore e alla mente. Per Gesù la vera adorazione è quella che include entrambi gli elementi. Questo significa che bisogna fare attenzione a non sbilanciare la fede né da un lato, quindi una fede unicamente carismatica, fatta insomma di segni esteriori, fatta di grande entusiasmo, che però è svuotata di sostanza, di contenuti, di conoscenza. E dall'altro lato però non dobbiamo nemmeno ridurre la fede a un fatto meramente intellettuale, di conoscenza,
che non implica poi la parte emozionale, la parte quindi anche sentimentale di ognuno di noi. Ecco, Gesù ci invita ad avere una fede completa, una fede olistica, questa è una fede veramente matura. Un altro tema che troviamo nel Vangelo secondo Giovanni è la cristologia molto sviluppata. Quindi Giovanni ci presenta Gesù e lo presenta in questo modo, con le parole stesse di Gesù. Gesù disse: io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora qui ci sono delle affermazioni importanti che nessun essere umano può avere la pretesa di sostenere riguardo a se stesso. Se noi riteniamo Gesù una persona degna di stima, una persona veramente speciale, importante, prendiamo sul serio le sue parole. Quando Gesù afferma: io sono la via, che cos'è la via? La via è una delle metafore migliori per parlare della vita. La vita è un cammino, nessuno di noi rimane fermo e non cambia mai, non cresce mai. Siamo in continuo cambiamento, tutto cambia intorno a noi e noi non siamo gli stessi di 5 anni fa o di 10 anni fa e tra 5 anni saremo diversi da come siamo noi oggi. Ecco, Gesù è la via perché in un mondo dove ci sono tante possibili strade che possiamo intraprendere, Lui ci indica quella migliore, quella giusta che risponde alla nostra ricerca, quindi di senso, via a che fare con il senso, con una direzione, quindi con uno scopo e con una meta. Quindi in Lui possiamo trovare il senso della vita. Gesù è la verità è un'altra parola chiave per ogni essere umano, perché tutti ci poniamo delle domande, quelle esistenziali: da dove veniamo, chi siamo, qual è lo scopo della vita, dove stiamo andando. Gesù ci presenta le risposte a queste domande, la verità sulla quale noi possiamo fondare, costruire la nostra vita, il nostro carattere, anche il nostro percorso quindi spirituale, su delle basi solide e quindi in base a ciò che noi crediamo, quindi quelle che sono le risposte che abbiamo dato alle domande esistenziali o anche l'assenza di risposte alle domande esistenziali. Alcuni ritengono di non essere in grado di rispondere e per cui decidono di non trovare un perché alla vita, quale sia il senso, eccetera. Anche questo, no, come dare risposta, determina poi chi siamo, chi saremo, perché ciò che crediamo o non crediamo determina poi le nostre piccole e grandi scelte quotidiane. Dice Gesù: io sono la verità su cui puoi fondare la tua vita e fondare quindi il tuo percorso. E poi la vita, e la vita è tutto per noi. Gesù dice: io sono l'origine della tua vita, io sono la sorgente della tua vita. Per cui, per ritornare ai enigmi alieni, credo che l'intuizione che la vita non sia nata su questo pianeta ma provenga da fuori sia giusta, soltanto che credo che loro l'abbiano poi trovata la risposta a questa domanda, una risposta sbagliata. A mio avviso la risposta a questa domanda si trova in Cristo Gesù, Lui che non è di questo mondo, Lui che è l'origine dell'universo intero, l'origine anche di questo mondo e della vita in questo mondo, e quindi anche della mia e della tua. Ecco, Gesù afferma: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può andare a Dio senza conoscere Cristo Gesù. E ancora, conosciamo tutti il prologo del Vangelo secondo Giovanni, che è una pietra miliare della scrittura. La parola si è fatta carne, ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere. Bellissimo. Gesù è quella parola che è l'origine del tutto, che ha creato il mondo. Quella parola di Genesi 1, dove troviamo scritto: Dio disse e la cosa fu, per cui Dio crea con la parola. Ecco, quella parola creatrice si è fatta carne, si è incarnata, si è rivelata sotto forma, quindi con sembianze a noi comuni, perché Gesù era di carne, di sangue, proprio come noi, per permetterci di conoscerlo, di contemplarlo. Nessuno ha mai visto Dio, Gesù ha fatto conoscere Dio. Qui c'è una parola greca, sergeo mai, da cui la parola italiana esegesi. Ecco, Gesù è l'esegesi di Dio, scrive Giovanni. Vuoi capire Dio, vuoi conoscerlo?
Ecco, contempla Gesù, ammira Gesù, approfondisci ciò che Gesù ha detto e fatto, conoscerai Dio e scoprirai chi è davvero Dio, qual è il suo carattere. C'è un episodio in Giovanni 18:3-8 che è l'episodio dell'arresto, dove praticamente per 3 volte Gesù fa un'affermazione, la domanda, quindi riguardo chi loro stavano cercando, chi Gesù fosse, e Gesù risponderà 3 volte: io sono, io sono, io sono. Per un lettore, diciamo, alle prime armi della Bibbia, è un'affermazione che non gli dice nulla, ma per chi conosce bene la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, sa che quando Mosè incontrò Dio in quel roveto ardente nel deserto del Sinai, quando gli chiese il nome, Dio gli rispose: l'io sono, io sono colui che sono, si potrebbe tradurre in italiano. E per cui quando chiedono a Gesù chi è, il fatto che Gesù risponda per 3 volte io sono, ecco, si sta facendo uno con Dio, cioè quell'io sono che si era rivelato attraverso un roveto ardente, no, a Mosè, adesso si è rivelato all'umanità in carne ed ossa, quindi simile a noi. E qual è lo scopo, qual è la missione di Cristo Gesù? Lo spiega sempre Gesù: questa è l'opera di Dio, che credere in colui che gli ha mandato. Se Dio fosse vostro padre mi amereste, perché io sono preceduto e sono venuto da Dio, non sono venuto infatti da me stesso, ma è lui che mi ha mandato. Quindi Gesù non pronuncia le sue parole, ma le parole di Dio. Gesù non compie le sue opere, ma le opere di Dio. Gesù non compie la sua volontà, ma la volontà di Dio. Ecco perché Gesù e Dio sono un tutt'uno per il Vangelo, secondo Giovanni, e per cui conoscere Gesù davvero significa conoscere Dio. Io e il Padre siamo uno. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, queste affermazioni sono quelle che porteranno alla condanna a morte di Gesù. Se Gesù non fosse Dio, allora avrebbe semplicemente davanti, quindi a coloro che lo stavano processando, dire: guardate, vi siete sbagliati, io non ho mai pronunciato quelle parole. Ma il fatto che Gesù non smentì mai queste frasi è la testimonianza che Gesù davvero stava dicendo quello che ha detto, cioè Gesù e Dio sono la stessa persona. Quando Ponzio Pilato quindi parlerà con Gesù, gli verranno i brividi, perché Gesù gli dice che il suo regno non è di questo mondo, per cui si domanda: ma allora chi sei veramente? Qual è verità? Ecco, il Vangelo ci svela che Gesù è la via, la verità e la vita, perché Gesù è Dio che si è incarnato e si è fatto uomo. E allora questa conoscenza di Dio, quindi, che è l'espressione di una fede matura, poi ci apre a una fede pneumatica. Pneuma in greco significa spirito, quindi una fede che si fonda sullo Spirito Santo. Dice Gesù: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Gesù non ha mai annullato i comandamenti. Lui è stato chiaro: non sono venuto ad abolire, sono venuto a compierli. Quindi Gesù conferma i comandamenti e dice che l'ubbidienza è l'espressione più grande, no? Il fatto che noi amiamo Gesù e amiamo Dio. E se noi amiamo Gesù e vogliamo camminare quindi nella sua legge, lui prega il Padre per darci un consolatore, paracleto in greco, che letteralmente significa aiutante, che rimanga con voi per sempre, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscerete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, perché senza di me non potete fare nulla. Ecco come si sentono a volte alcuni cristiani: orfani. Ed è questo il motivo per cui alcuni cristiani vivono una fede insoddisfacente, si sentono frustrati, si sentono abbandonati, si sentono di non farcela, e perché pensano di vivere la fede da soli. Dice Gesù semplicemente: la fede da soli non si può vivere. Ecco perché Gesù ci manda il paracleto, l'aiutante, perché noi abbiamo bisogno di aiuto, ma se noi ci facciamo aiutare dallo spirito della verità, ritorna sempre a questo concetto di verità, noi dobbiamo adorare Dio in spirito e in verità. Ecco,
con questa presenza nella nostra vita che, seppur invisibile, dice Gesù, è reale, è concreta, e se tu con sincerità gli apri il cuore e la mente lo sentirai, te ne accorgerai. Ecco, questo Spirito ci prende per mano ed è Lui che trasforma la nostra vita, è Lui che ci guida in tutta la verità. Dice Gesù: in verità vi dico che se uno non è nato di nuovo d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne hai il suolo, ma non sai dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo spirito. Ecco, essere discepoli di Gesù, essere cristiani, significa vivere una vita nuova, una vita trasformata, non da noi stessi perché siamo bravi ad auto, a crescerci, siamo bravi ad autopurificarci e quindi cambiare il nostro carattere. Cambiare carattere è la cosa più complicata che esista e per noi risulta una sfida veramente ai limiti dell'impossibile. Ma ciò che è impossibile agli uomini invece è possibile a Dio e al suo Spirito Santo. Anzi, lo Spirito è a disposizione proprio per questo, per farci nascere di nuovo. Guardate quante volte ritorno il concetto di nuova nascita, che uno appunto dei temi chiave del Nuovo Testamento, ripetuto tante volte anche nelle epistole, soprattutto dell'Apostolo Paolo. Ma questa nuova nascita è possibile grazie allo Spirito Santo, che opera una vera e propria metanoia, quindi un cambiamento della nostra mente, del nostro cuore, inscrivendo in noi i valori, i principi d'amore, di giustizia, di verità, di libertà, contenuti nella legge di Dio, nei comandamenti di Dio, che diventano quindi parte di noi. Per cui questa fede pneumatica poi ci porta ad essere persone che scoprono il vero amore, perché l'essenza della legge di Dio è l'amore. E anche in Giovanni troviamo molto sviluppata l'etica dell'amore. Dice Gesù: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. È lì che ci conduce questa nuova nascita favorita dallo Spirito Santo, a vivere un amore sempre più effettivo, sempre più profondo, quindi verso Dio, verso noi stessi e anche verso il nostro prossimo. Un altro tema del Vangelo secondo Giovanni è la sua sviluppata escatologia. E tra i tanti testi vi propongo questo del capitolo 6, versetti da 37 a 40. Dice Gesù: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò, non lo manderò via, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ed è questa la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi Gesù svela il motivo per cui è venuto sulla terra. Lui dice: io sono stato mandato da Dio Padre per fare la sua volontà. Domanda: qual è la volontà di Dio? Cosa desidera Dio per noi? Qual è il suo volere nei nostri confronti, il suo progetto per ognuno di noi? Dice Gesù: che io non perda neppure uno di coloro che Dio, che il Padre mi ha dato. Gesù è venuto per recuperarci. Dio ci rivuole, non vuole perderci, vuole che noi possiamo riacquisire, ecco, la conoscenza perduta di nostro Padre, che è il nostro Creatore, ma che è anche il nostro Salvatore, e tornare ad avere quella comunione che purtroppo il dramma del peccato, del male, hanno interrotto e che genera tutta la confusione che c'è oggi nel mondo e che genera il fatto che tanti vivono la vita senza però avere un senso, senza uno scopo, senza un significato. Ecco, in Giovanni 10:10 Gesù dice: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, esuberanza. Gesù viene a riportarci quella vita piena, quel senso profondo della vita che avevamo smarrito, e
questo non solo riempie il nostro presente, ma ci dischiude un orizzonte meraviglioso, ci dona futuro, ci dona speranza, proprio quello di cui abbiamo bisogno e che troppe volte questa società oggi ci sta rubando, ci sta togliendo. Perché Gesù dice di tutto quello che, quindi verrà a me tutti coloro che crederanno in me, che mi accetteranno, ecco, io gli darò la vita eterna e risusciteranno l'ultimo giorno. Qualora non fosse chiaro, Gesù lo ripete due volte. Chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui, quindi non solo accogliere questo messaggio, no? Ma poi far nascere la fede nel nostro cuore, che è la nostra risposta, no? All'amore di Gesù che abbiamo scoperto, abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quando è che i problemi del mondo, quando è che i nostri problemi, il male, la sofferenza, la morte non ci saranno più? Quando è che questa salvezza di Gesù si eleverà e trionferà, ecco, in modo completo, in modo definitivo? Nell'ultimo giorno, cioè il giorno del secondo avvento di Gesù, il giorno della parousia, del suo ritorno. Quella è la data che Dio ha fissato nel suo calendario celeste, in cui porrà fine una volta e per sempre al dramma del male, al dramma della sofferenza, della malattia, della cattiveria e della morte, e ci riporterà a casa, in quel mondo tobe, in quel mondo buono per il quale eravamo stati creati, che a causa del peccato noi abbiamo perso. Questa è la salvezza. Noi ancora non siamo in questa salvezza piena. Siamo, per chi ha fede in Gesù, nella salvezza, perché c'è lo Spirito Santo che crea di nuovo i nostri caratteri, i nostri cuori, ed è la prima cosa che Gesù crea di nuovo nell'attesa del giorno in cui creerà di nuovo tutto il mondo, perché noi aspettiamo la creazione di nuovi cieli e nuova terra, dove finalmente abiterà la giustizia, come scrive l'Apostolo Pietro. Ecco, questo è quello che Gesù chiama l'ultimo giorno, il giorno della resurrezione, o il giorno del Signore, come più volte troviamo questa definizione nell'Antico Testamento, nel messaggio dei profeti. Per cui, in qualche modo, avere fede in Gesù significa essere avventisti, cioè avere fiducia, speranza nell'avvento, perché è soltanto il ritorno di Gesù che vivremo la piena salvezza, e sarà anche quello il giorno della resurrezione dei morti, per quel giorno in cui ci sarà il ricongiungimento con le persone che abbiamo perso, che ci mancano, che potremo finalmente riabbracciare e vedere tutti coloro che hanno quindi avuto fede in Gesù. Ed è questa è la sintesi di tutto il Vangelo secondo Giovanni, cioè tutto poi confluisce in questa speranza di Gesù che deve ritornare, di Gesù che ci riporta a casa. Questa è l'essenza della fede, ed è racchiusa in uno dei versetti più belli di tutta la Bibbia, forse il versetto che più di tutti sintetizza la Bibbia, un versetto che contiene al suo interno un altro testo, quello di Abacuc 2,4, che secondo gli ebrei è la sintesi della rivelazione di Dio, così come la troviamo in quello che noi chiamiamo Antico Testamento, Primo Testamento, perché per gli ebrei, quindi è la loro Bibbia, dove in Abacuc 2,4 è scritto che il giusto per fede vivrà. Quindi colui che crede in Dio ed è giustificato da Dio, perché ha fede, avrà la vita. Guardate cosa scrive Giovanni al capitolo 3, versetto 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Il giusto per fede vivrà. Gesù è venuto ad adempiere a quella promessa che Dio aveva fatto ad Abacuc, in risposta alla sua denuncia di un mondo dove le cose vanno male, dove si è smarrito il senso, dove non c'è più speranza. Ecco, Gesù è venuto a portarci quello che ci mancava, e se tu crederai in Gesù, vivrai, perché questa è una grande promessa che Gesù ti ha fatto, ci ha fatto, ha lasciato tutta l'umanità. Allora, permettetemi di
lasciarvi con quest'ultima immagine tratta dal meraviglioso Vangelo secondo Giovanni, che vi invito a leggere, se possibile, per intero, tutto d'un fiato, perché è uno degli scritti in assoluto più belli, non solo della Bibbia, ma di tutta la letteratura mondiale, ed è il grande testo che ci presenta Gesù come Dio che si è rivelato. Dice Gesù: il vostro cuore non sia turbato. Non lasciatevi prendere e sopraffare dallo scoraggiamento, dall'angoscia, dalle preoccupazioni, dai pensieri negativi. Non fatelo. Piuttosto, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un luogo. E quando sarò andato, vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Sono parole che mi fanno venire i brividi, perché quando Gesù dice affinché, perché, quindi lo scopo di questa promessa è affinché dove sono io siate anche voi, mi fa capire che noi manchiamo Gesù, che Gesù ha una grandissima nostalgia di noi, e avere fede significa a nostra volta avere nostalgia di Gesù e della casa che lui aveva pensato per noi e che ora diventerà realtà il giorno del suo ritorno. Nostalgia della vera vita, quella senza il male, senza la sofferenza, senza più la morte. Allora, se anche nel tuo cuore c'è questo desiderio, c'è questa nostalgia di una vita diversa, di una vita migliore, della vera vita, allora io ti esorto fortemente con tutto il mio cuore a credere in Gesù, colui che non è di questo mondo, ma che è sceso in questo mondo per darci le risposte, soprattutto per darci questa grande salvezza e questo amore incommensurabile. Allora, come lui ci invita a fare, non lasciar prevalere nel tuo cuore il turbamento e la paura, lascia prevalere nel tuo cuore un amore infinito e una grande speranza. Che il Signore ti benedica.